5 anni di giunta regionale di questo grandissimo modello Teramo che ha vinto in questa regione, non abbiamo meno chilometri pagati alla regione da parte dei trasporti. Nel frattempo però inauguriamo con tanta gioia le strade friabili o addirittura ci mettiamo su scritto che sono strade pericolose, grandi opere che servono a tutti. Avevamo l'università a Viale Crucioli, abbiamo spostato l'università qua, poi abbiamo fatto una casa dello studente che è un non finito calabro, allo stesso modo abbiamo messo lì anche la mensa, poi abbiamo detto, beh, i trasporti effettivamente adesso come li paghiamo? Gli studenti facevano questa transumanza a piedi sotto e sopra, adesso finalmente abbiamo riportato anche la mensa qui, con dei costi evidenti anche per l'università, e noi siamo, racconta favole, oppure rischiamo di essere poco credibili. Ora, detto questo, io mi chiedo cos'altro aspettiamo, oltre alle diverse biciclette sparse per la città senza avere una pista ciclabile, per invece iniziare a ragionare in modo completamente diverso. La politica è il mondo del possibile, siamo dei sognatori, la vogliamo vedere così, e quindi quel progetto di cui parlavamo prima ci toglie dall'imbarazzo e non certo dalla necessità di ripensare il trasporto pubblico in questa città che è inesistente, ma ci porta e ci toglie dall'imbarazzo per poter ripensare finalmente qual è il ruolo dell'Ateneo in questa città e come la città si relaziona con l'Ateneo stesso.